qui cosa c'erano? Le stanze della tortura erano proprio. Fino a 50 persone ogni settimana. Quanto costa tutta l'attrezzatura che avete? 30.000 euro. Chiamano queste persone perché convinte di avere dei fantasmi in casa. Okay, per l'inquinamento acustico. Oh porca p***a! Io sono andato in un castello del 1300 con loro per cercare delle presenze. Ma questo fatemelo raccontare dall'inizio. 24 ore per imparare un lavoro nuovo. Con gli insegnanti migliori d'Italia. E un allievo un po' così, un po' vestito male pure. Tutto questo. Voi ci credete ai fantasmi? Fin da piccolo a questa domanda ho sempre risposto: no, ma io non ci credo ai fantasmi. Finché non ho trovato un gruppo di cacciatori di fantasmi che questa cosa la prende molto seriamente. Volevo scoprire di più e allora ci ho fatto un giorno di prova. Ciao, siamo il Ghost Hunter Team e da 13 anni siamo cacciatori di fantasmi. Ci sono 800 gradi oggi a Milano e noi stiamo andando a cacciare fantasmi in un castello. Non lo so, non so cosa aspettarmi da oggi. Così, dopo buche e strade di campagna, dopo 30 minuti conosco per la prima volta i cacciatori di fantasmi. Che c'era, Gabriele? Non c'era tempo da perdere. Come prima cosa volevo capire se questi ragazzi ci stessero prendendo in giro un po' tutti quanti. Che cosa vuol dire essere dei cacciatori di fantasmi? Vuol dire passare un sacco di ore ad analizzare un possibile caso, stare altrettante ore sul campo, altre innumerevoli ore a analizzare tutto quello che si è raccolto durante l'indagine. Indagini che loro svolgono nei posti infestati, la parola giusta? Sì, dove ci sono comunque delle anomalie. Questa parola tenetela a mente perché loro non parleranno mai di fantasmi, ma di anomalie. Anche perché scientificamente parlando non si sa se effettivamente certe creature esistono. Voi ci credete ai fantasmi? Se facciamo questo, crediamo che ci sia ad oggi qualcosa che sicuramente non si riesce a spiegare. Ma adesso è l'ora di farmi un po' i fatti loro. Questo qua è il vostro lavoro, cioè vi fate pagare per fare le indagini? No, è una passione che portiamo avanti e è completamente gratuita. Non lo so se questo può definirsi un lavoro, ma una cosa è certa: loro impiegano un sacco di tempo e lo fanno a gratis. Chiunque ci può contattare tramite il nostro sito, ci può richiedere un'indagine. Quanta gente vi scrive ogni settimana? Una cinquantina di persone. Ok, a settimana? Cioè almeno 50 persone a settimana sono così convinte di avere un fantasma in casa da chiamarli. C'è in Italia qualcuno che si fa pagare facendo indagini? Sì, ci sono arrivate parecchie voci. Attenti a quello che mi insegnate perché potrei iniziare a farlo io. 50.000 euro mette in posto tutto. Una spruzzata d'acqua santa. Mi sembrava una grande idea la mia, peccato loro non la pensassero come me. E noi ci limitiamo a fare l'indagine, verificare se effettivamente c'è qualcosa di anomalo, cercare di documentarlo al meglio e lì basta. Finisce. Noi finito. Non è che vendiamo gli amuleti o facciamo riti strani. Ricordandomi che tanto... No, ma io non ci credo ai fantasmi. Quali sono le cose a cui devo stare attento durante un'indagine? È capitato che vi siete sentiti male mentre stavate facendo un'indagine? Sì, quello è successo anche lì. Però potrebbe anche essere suggestione. Non è detto quindi che sia colpa dei fantasmi. Quanto tempo ci mettete per fare un'indagine? I mesi anche. Quindi tutti quelli che per esempio su YouTube, sia in Italia che in America, si svegliano alle 3 di notte, vanno... c'è un fantasma! Poi lo pubblicano dopo un'ora il video. È impossibile che trovano fantasmi ogni due giorni, esatto. Come fanno? No, è assolutamente impossibile. E dopo aver capito che quelli che trovano fantasmi ogni 15 metri dicono un po' di cazzate, allora andiamo a fare l'indagine di oggi. Prendiamo tutta l'attrezzatura e la nostra indagine può partire. Qua siamo al castello Visconteo di Trezzo sull'Adda. Castello con una storia abbastanza cruenta. Ma prima di iniziare l'indagine, bene... Il proprietario di questo castello, quindi il conte Bernabò Visconti, conoscere la storia del posto che si sta analizzando. Si dice che prendesse le sue amanti e le gettasse dal pozzo che poi vediamo. Per evitare che le povere sopravvivessero alla caduta, aveva fatto accerchiare il pozzo di lame. E nel mio caso, farsela addosso per bene. In questo castello non è la prima volta che veniamo, perché dalla prima indagine vennero fuori dei riscontri interessanti, tra cui anche una foto molto particolare, dove praticamente al centro di una stanza si vede questa sorta di nebbia che sembra essere a figura umana. Insomma, potrebbe essere il Visconte tornato a rompere le palle. No, ad oggi non siamo riusciti a spiegarlo. Che culo essere qua oggi. Andiamo. Quindi questi sono i sotterranei? Questi sono i sotterranei, sì. Qui cosa c'erano? Qua c'erano proprio le stanze della tortura erano proprio. Stanze della tortura.
tortura. Il nostro ormai amico Visconte si era costruito una stanza delle torture, una cosa che in casa abbiamo tutti, no? E attenzione ai gradini, perché... Manca solo che prendo un cazzottone, poi il danno lo faccio io nei fantasmi. Ma in sostanza, chi era questo Visconte? Lui era proprietario di Trezzo, di Milano, Lodi, Bergamo, insomma, aveva diverse città. Era il Gianluca Vacchi del 1300. Esatto. Si dice che sia stato uno dei ranni, diciamo, più feroci di quell'epoca. Posso dire? C'era pure un nome un po' di merda. Forse anche per questo era un po' arrabbiato con la vita. No, prendo una torcia. Oddio ragazzi, però già mi cago addosso io. Vabbè, devo ricordarmi che tanto... No, ma io non ci credo ai fantasmi. È inquietante, posso dire? Sì, qua sotto è molto inquietante. Ed è ancora più inquietante pensare che qui, fino a 700 anni fa, ci morivano centinaia e centinaia di persone. No, vabbè, tu mi fai cagare addosso, però. Te lo dico che finisce male, finisce che ti tiro qualcosa addosso. Così, dopo aver messo in allerta tutti, potevamo passare alla fase 2. Facciamo un piccolo sopralluogo, ti facciamo vedere un po' le stanze dei sotterranei e poi iniziamo. Allora, adesso entriamo in questa stanzetta chiamata la stanza della goccia, perché qua veniva fatta una delle torture più famose. Venivano legati i prigionieri a un tavolo dove appunto al prigioniero cadeva questa goccia in fronte continuamente per giorno e notte, giorno e notte. Provocava ovviamente alla fine pazzia. Capito, per la Bernabò, sua crudeltà. Che stronzo. Non mi sembra una grande idea continuare a insultare questo Visconte comunque. Ancora non abbiamo capito da che cosa dipenda, ma alle volte sembra che appunto queste presunte entità sentano quello che diciamo e ci rispondano in merito, altre volte invece sembra che girino per conto loro una sorta di loop eterno. Come se non vi vedessero. Come se non ci vedessero. Così, dopo aver sentito e affrontato bene un rumore particolarmente strano... Ma che c***o è questo rumore? Spero sia vento. Vento, vero? C'è vento qui in basso. No. Dopo aver confermato al mondo che ho un grande senso dell'equilibrio, continuo il mio coraggioso sopralluogo ed entriamo nella seconda stanza. Questo è praticamente il centro della stanza dove ho scattato la foto. E quindi più o meno l'anomalia era qua nel centro. Passiamo alla terza ed ultima stanza. Questa qua è la stanza del pozzo, da sopra dove venivano gettate le donne, quindi si può vedere l'apertura lassù in alto. A questo punto la mappa dei sotterranei era chiara, potevamo passare alla fase 3. L'indagine. Qual è la prima cosa che fate quando iniziate un'indagine? Allora, diciamo che qua ci sono state tante segnalazioni di turisti che appunto sono venuti a vedere il castello. Sì. No, c'era stata una segnalazione che è interessante di una persona qua del posto che fa questo tragitto, diciamo, in bici e passando vicino al castello di notte, previamente asserisce di aver visto una figura femminile all'interno del giardino del castello. Diciamo, riferite alla suggestione. E sempre ricordandomi che tanto... No, ma io non ci credo ai fantasmi. L'indagine poteva cominciare. Possiamo partire con i campi elettromagnetici e magari con la temperatura. Quanto costa tutta l'attrezzatura che avete? Questa è una piccolissima parte. Siamo sui 30.000 euro. 30.000 circa. Euro? Sì, fra tutto. Solo questa termocamera l'ho pagata, mi sembra, intorno ai 1.900 euro. Nella mia testa continuava a risuonare solo una domanda. Ma davvero sono a caccia di fantasmi? Ma soprattutto, se queste persone, che non mi sembrano dei pazzi, hanno speso così tanti soldi per tutta questa attrezzatura, significa che ci credono davvero in quello che fanno. Ero confuso, me la stavo facendo addosso e volevo delle risposte. Questa qua come funziona? Quadrando appunto una zona da una temperatura e quindi ci riesce a far capire i punti più caldi invece che i punti più freddi. Se io punto lei 38 gradi, c'è la febbre. Perché secondo loro sono proprio cose come i cambi di temperatura inaspettati. Andiamo a vedere, secondo me, la stanza della goccia. Sì. O gli sbalzi di campi elettromagnetici. Ma secondo me tienilo tu, perché così vai avanti tu. Il primo che muore di solito è quello che sta avanti. Che ci faranno capire se in quei sotterranei non siamo soli. Ah, zia, cosa? Una rana. No, che rana? Non lo dire mai più, un topo ha detto tantissime parole insieme. E dopo un piccolo momento di coraggio... No, dai. Continuiamo ad indagare. 12-13 gradi, comunque abbastanza stabile. E questo invece che cos'è? Questo qua è un rilevatore di campi elettromagnetici. Perché i fantasmi dovrebbero produrre campi elettromagnetici? Perché secondo la parapsicologia sono fatti di energia pura. Ah, così ci mettiamo a camminare per tutta la stanza anche con questo strumento. È la prima cosa che facciamo durante le indagini. E qui bisogna stare sempre sugli attenti. Ho due punti
qua, ma non capisco. No, sono praticamente questi due punti, adesso particolarmente caldi in lontananza. Perché potremmo non essere soli? Nancy, cosa sono? Sì, ok. Sono le valigie? Perfetto. Sì. Oppure potremmo essere con una valigia che riflette il nostro calore, insomma. Questo invece ad esempio è un geofono. Questo geofono noi lo utilizziamo dove ci sono segnalazioni di rumori, in particolare di passi. Così Mirko tira fuori tutta la strumentazione. Allora, questa è la piramide a ultrasuoni. E perché quanto costa? Mi pare 150 euro. Così, tra piramide a ultrasuoni. Utilizziamo anche vari registratori. Registratori. Sì, questi qua sono invece tutti misuratori di campi elettromagnetici. E centinaia. Poi abbiamo altri sensori di movimento, questi qua sono volumetrici. E centinaia. Rilevatori di campi elettromagnetici naturali. A contatto. Di euro di apparecchiature. Perché c'ha la forma del trenino? Diciamo provare, quantomeno interagire a presunte entità, diciamo, di bambini. C'è qualcosa che mi sembra molto inquietante. Noi questo qua l'abbiamo utilizzato con dei riscontri veramente allucinanti, un castello a Roma, dove c'è questa teca dove appunto hanno balsamato questo bambino. Noi abbiamo appoggiato il trenino, abbiamo messo le telecamere, siamo usciti dalla stanza. Il trenino a un certo punto si è messo a suonare, è impazzito, non si fermava più, è andato avanti tipo un'ora a suonare. Ti giuro, guardo la pelle d'oca a raccontartelo. Che continua a toccare questo trenino. Trenino davanti il quale ci piazziamo un telefono per filmare il tutto. E mentre mi raccontano cos'è il fonometro. Questo è il fonometro. Succede qualcosa di molto strano. Ok, per l'inquinamento acustico. Oh, porca puttana. Porca puttana. Di colpo si accendono tutte le luci che fino a quel momento erano spente. Porca ragazzi, mi sono cacato addosso, E in quel momento mi era passato di mente che... No, ma io non ci credo ai fantasmi. Si stanno accendendo tutte. C'erano delle presenze. O forse era soltanto un timer impostato per l'accensione delle luci proprio a quell'ora, capisci? Ma i loro racconti inquietanti continuano. La cosa più strana che ti è successa con l'audio? Proprio nelle registrazioni, di registrare appunto delle voci. Ma hai una prova di questa cosa qua? Sì, sì, sì. Un'indagine dove sembra che ci abbia detto anche una parolaccia. E praticamente a una nostra domanda si sente questa voce che dice, o quantomeno sembra dire, siete bastardi. Ascoltate bene l'audio e fatevi voi un'idea. E oltre a questa esperienza ce n'è un'altra che è rimasta impressa a Mirko. Siamo stati chiamati appunto dai proprietari, questa coppia con due figli, perché all'interno della casa appunto succedevano delle cose strane e anche loro erano un attimino preoccupati. E nelle registrazioni, da quel registratore del bagno, si sente una voce, sembra essere di un bambino, che dice c'è uno squalo. E la cosa particolare è che al momento io non capivo cosa potesse c'entrare uno squalo all'interno di un bagno. Poi ripensandoci mi è venuto in mente che sulla tendina che copriva la vasca da bagno c'erano dei pesciolini colorati che aveva messo, tra cui anche gli squaletti. Nella mia testa continuavano ad esserci sempre più domande. E se succedesse una cosa così anche oggi? A questo punto iniziamo ad aspettare, almeno un'oretta mi dicono. E in questa attesa una presenza c'è. No, che mi appunto il ragno. Porca zozza, ma muoio? No. Una zecca? Quella di un insetto che decide di mordermi. Quindi dici che è una reazione allergica? Sì, forse è meglio aspettare all'aria aperta che passi quest'ora. Aria aperta, dove di passaggio incontriamo il custode che ci confessa qualcosa di molto particolare. È stato le 11, 11 e mezza. Di sera? Autunno, sì. Sentivo come parlare. Ma dove cazzo, allora non ho visto niente, ma lo sai che pensavo? Cioè, mi dava l'impressione che c'era gente che era lì a guardarmi. Non ho paura di un cazzo io di queste cose qua. Sì. Me ne sono andato del di là. Ho paura che c'era qualcosa. E ancora? Perché dopo quel periodo lì c'era mio figlio che aveva 10-11 anni. Diceva che vedeva una signora sempre lì nel letto. Mi ha fatto chiamare anche il parroco. Cioè suo figlio pensava, cioè vedeva una signora nel letto. Forse sarà stata la suggestione. Quando sono venuto dal di qua sembrava di sentire anche a me, di vedere persone, ma sempre donne. Ma per quale motivo uno che non vuole essere neanche ripreso in faccia dovrebbe dirmi certe cose, se non perché queste cose gli sono successe davvero? Ma avevo bisogno di prove. Prove che potevano essere nel telefono che stava ancora registrando nei sotterranei. Vediamo se è successo qualcosa qua. Almeno uno degli strumenti aveva suonato. In questi sotterranei ci sono delle presenze. Il telefono ha ripreso qualcosa. Non,
Non c'è nulla in questo video, insomma, non si trova niente. Niente, solo un video di un'ora che mi riempie lo spazio del telefono dove non succede niente. Ma non è che è solo suggestione? No, sono praticamente questi due punti, adesso sono particolarmente caldi in lontananza. Non lo so, torno a casa con più dubbi di prima. Anche se, una cosa è certa, chi sono io per dire che i fantasmi non esistono? Per dire a delle persone che spendono tantissimo tempo e più di... 30.000 euro. 30.000 euro. E che magari cercano soltanto delle risposte. Non ti sei mai detto, basta, non faccio più queste ricerche? No. Perché? No, perché te l'ho detto, c'è sempre la curiosità di magari quell'indagine che stai per fare, dici magari la volta buona che capisco qualcosa. Per me è uno scopo in pratica, è lo scopo della mia esistenza. Che quello che cercano non esiste. Abbiamo trovato una risposta alla domanda da cui è partito tutto. Esistono i fantasmi? Secondo me no. Assolutamente no, però nel dubbio. Se c'è qualcuno in questa macchina, mi dia un segnale. E voi ai fantasmi ci credete? Quindi da 1 a 10 quanto mi date? Io un 8 sicuramente. Un 8 tutto. Io sono uno comunque un tipo coraggioso.